Due tiri liberi di Riccardo Tavernelli nel finale del supplementare regalano a Trapani un successo soffertissimo. Che partita è stata, Riccardo? È stata una partita incredibile, siamo partiti fortissimo, poi loro sono una buonissima squadra che vive di energia, di corsa, e ci hanno ripreso, sono stati bravi, finale punto a punto, abbiamo sprecato forse un po', loro allo scadere ci hanno ripreso, al supplementare siamo andati sotto di 5-6, abbiamo reagito da grande squadra, siamo arrivati punto a punto, i tiri liberi ci hanno detto bene, loro hanno sbagliato un tiro aperto da 3, ci è andata bene, dai. Direi questo, importante il fatto che abbiate trovato l'energia giusta nel quarto quarto, anche se poi loro hanno impattato nel supplementare, che è una cosa che avete riscoperto dalla settimana scorsa a Ferentino. Successo da sottolineare anche perché avete giocato in pratica ancora senza Caneto, con Crockett da inserire. I segnali che arrivano da questa sera sono importanti. Sono importanti perché siamo ancora vivi per la corsa playoff, siamo dentro in pieno. Non era facile inserire Crockett in soli 2 giorni, lui è stato bravissimo a rendersi disponibile. Senza Caneto ancora, siamo rimasti ancora una volta senza un giocatore, la fortuna non ci premia dal punto di vista degli infortuni. Dobbiamo conviverci e andare avanti. Grazie a Tavernelli, solo per dire che come diceva è stata una partita equilibratissima. Segnalerei nelle file avversarie la prestazione ottima dell'ex Tommaso Marino, ha fatto una buona figura anche Salvatore Genovese, anche se non ha tirato benissimo, Trapanese Doc nelle fila granata, sottolineiamo i 28 punti di Kedrick Mays, i 15 di Renzi, i 10 appunto di Tavernelli, gli 11 di Viglianisi, ma nel complesso è molto importante che Trapani abbia ritrovato questa sera compattezza, voglia di superare insieme gli ostacoli e forse la verve giusta per credere nell'obiettivo dei playoff.